Il Collegio Italiano dei Chirurghi che io rappresento è il compendio di tutte le società scientifiche di chirurgia e le rappresenta tutte in un unico organismo. I temi trasversali a tutti i chirurghi italiani sono molti e purtroppo largamente disattesi. Il primo è quello del rischio clinico. L'assicurabilità dei chirurghi italiani è messa a dura prova da un ordinamento che non li tutela e che lascia alla loro discrezione di assicurarsi. Le assicurazioni al primo sinistro disdicono la polizza, per cui molti chirurghi sono o non assicurati o in pericolo di non esserlo più. Da tempo stiamo con valorosissimi parlamentari che hanno prodotto leggi in proposito, stiamo cercando di far approvare un provvedimento sul rischio clinico che definisca il ruolo dell'assicurabilità dei chirurghi italiani. Purtroppo il provvedimento già approvato in commissione non va nelle aule parlamentari. Il ministro Balduzzi ci ha ascoltato molto benevolmente, devo dire, e ha in animo di fare qualcosa in proposito. La non assicurabilità dei medici e dei chirurghi, soprattutto oggi, provoca un'enorme spesa di medicina difensiva, un enorme contenzioso che allontana i giovani dalle specialità più a rischio, e che allontana i giovani dalla chirurgia più difficile e quindi più rischiosa per un contenzioso di rivalsa da parte di un evento di malpractice. Tutto questo è uno dei gravi problemi. Il secondo è quello che le società scientifiche, nella fattispecie il Collegio Italiano dei Chirurghi che le riunisce per quanto riguarda la chirurgia, vengono pochissimo ascoltate nei processi decisionali della sanità nel nostro paese. È di oggi il problema della spending review che dà delle limitazioni economiche molto importanti alle aziende produttrici. È un taglio, chiamiamolo pure, di tipo lineare. Le società scientifiche avrebbero potuto suggerire là dove tagliare, senza fare un taglio indiscriminato sui prezzi e sulle risorse, eliminando gli sprechi, le inappropriatezze e anche le situazioni di poca trasparenza. Purtroppo non sono state interpellate. I processi di acquisto dei device chirurgici, dei dispositivi chirurgici, vedono le società scientifiche, ancorché presenti in tutto il territorio nazionale e nelle regioni con i loro rappresentanti, quasi sempre esclusi da un processo di condivisione delle decisioni da parte delle istituzioni regionali. Questo e molti altri problemi sono situazioni che dovrebbero trovare società scientifiche, istituzioni e imprenditori a un tavolo di discussione che porterebbe a risparmiare ed a erogare un servizio sanitario sempre migliore.